Rientriamo in studio direttamente a Bedogna, dove ci attende il resoconto del concerto che i Cherava hanno tenuto, come sempre, con grande successo. Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto la luna morta. Dormivamo senza paura. Un generale di 20 anni, pochi turchini, giacca uguale. Fu un generale di 20 anni. Dalla guerra di Piero alla canzone di Marinella, da Attenti al gorilla al pescatore, sino ad arrivare al testamento di Tito. Brani che hanno fatto la storia della musica d'autore italiana, brani che non tramontano mai, e questa sera i Cherava li hanno riproposti a Bedonia. Sì, abbiamo proposto a Bedonia, abbiamo avuto un invito da parte dell'amministrazione e volentieri siamo tornati. Non è la prima volta che siamo qua in Bedonia e abbiamo sempre molto piacere di essere qua, insomma, a riproporre i brani di Fabrizio. Brani, come si diceva, che hanno fatto la storia della musica d'autore italiana, brani che spaziano anche diverse modalità di essere proposti. Le canzoni di De André, si sa, sono tutte canzoni impegnate, però quello che stupisce è la capacità, questo impegno di trasferirlo dal drammatico all'ironico. Certo, ma le chiavi che utilizza De André sono davvero l'ironico, il sarcasmo, ma anche la pietà, insomma, sono diverse le chiavi di lettura. E credo anche che noi come gruppo, ma De André per primo, voglio dire, noi abbiamo fatto che attingere a De André, è stato capace di evolversi anche da un punto di vista musicale, per cui anche le forme espressive che lui utilizza, voi anche la collaborazione che era nata anni addietro con la PFM, eccetera, hanno davvero anche modificato il modo di riproporre le canzoni di Fabrizio, insomma, così. E il pubblico ha risposto in maniera meravigliosa. Piazza Caduti per la Patria era gremita, un pubblico variegato, sicuramente la maggior parte composto da persone che sono cresciuti con le canzoni di De André, ma anche tanti ragazzi giovani che De André lo conoscono solo ed esclusivamente di fama. Sì, lo conoscono di fama, se no lo conoscono per le canzoni più note, Il Pescatore, Bocca di Rose, eccetera, insomma. Noi vogliamo proporre anche qualcosa di diverso, o almeno di meno conosciuto, perché crediamo che sia importante conoscere De André per le canzoni più di successo, diciamo così, ma anche per canzoni meno conosciute, ma che sono estremamente importanti dal punto di vista del contenuto che esprimono, insomma, un po' questo. Così. Quindi diciamo canzoni che non tramontano mai, visto che anche le nuove generazioni che non hanno conosciuto De André, come dicevamo prima, lo seguono e piace. Io credo che sia importante partire, se vuoi, dalle canzoni più conosciute per approfondire le tematiche che De André affronta, perché comunque il tema trasversale di De André è che gli ultimi non vanno dimenticati. Questo è uno dei temi importanti, insomma, del suo pensiero, insomma, e che comunque dietro anche le cattive strade, per usare un termine suo, c'è sempre dell'amore, c'è sempre qualcuno che può comprendere e capire le ragioni, insomma, di questo. Se di amarla ci viene la voglia, basta prenderla per la mano e gli sembra di andare lontano. Il comune di Albareto sta cercando persone maggiorenni, pensionati, disoccupati, studenti, giovani per inserimento in diversi ambiti in relazione al progetto Hauser per la realizzazione di varie attività di pubblica utilità. Se siete interessati, volete iscrivervi, volete magari maggiori informazioni, dovete rivolgervi al comune di Albareto a Clara Schiavetta chiamandolo 0525 999 231. E ora a Borgotaro per sottolinearvi e ricordarvi la festa degli Amor che si terrà questa domenica.
Il dolce più amato e celebrato di Borgotaro avrà domenica 23 agosto una giornata tutta per sé. Ogni anno, infatti, il capoluogo della Valtaro dedica una festa all'Amori, il suo dolce tradizionale, composto da due wafer fragranti e sottili ed una crema realizzata con farina, uova, zucchero, latte e burro e portato in valle dalla famiglia Stecli. Da molti anni, i pasticceri che realizzano il dolce hanno scelto i wafer Loacker per produrre il loro Amor. Si tratta del wafer per gelato, composto da uno strato delicato di crema finissima preparata con pregiati ingredienti naturali. Da sempre Loacker, azienda familiare italiana, utilizza solo ingredienti genuini e naturali e realizza le sue specialità a 1000 metri di altitudine nel cuore delle Dolomiti, dove acqua e aria sono pure. Per festeggiare gli Amor, la bontà Loacker e il nanetto mestolo partono dalle Dolomiti e arrivano sino a Borgotaro. A partire dalle ore 16 di domenica in Piazza Verdi sarà attiva l'area Bimbi Loacker con laboratori di disegno ed animazione, dove i bimbi potranno colorare, giocare e divertirsi incontrando il loro beniamino mestolo. E tutti, ma proprio tutti, potranno gustare come sempre il buonissimo dolce di Borgotaro preparato sul momento dai nostri pasticceri. E la SD Bardi organizza questo sabato presso il campo sportivo comunale il secondo Memorial Maestra Maria Bertoncini. Verranno disputati due tornei calcistici con gare al mattino e gare di finale al pomeriggio. I due tornei, a cui parteciperanno associazioni sportive dilettantistiche delle province di Parma e Piacenza, sono riservati alle annate 2004 categoria Pulcini, 2008, 2009 e 2010 categoria Campioncini. Presso il campo sportivo comunale funzionerà per tutto l'arco della manifestazione un servizio bar ed un servizio di ristorazione. L'invito degli organizzatori è quello di partecipare numerosi. Vediamo le previsioni del tempo per domani, venerdì 21 di agosto. Al mattino irregolarmente nuvoloso con addensamenti più probabili nelle prime ore. Potranno dar luogo anche a sporadici rovesci. Nel pomeriggio ampi rasserenamenti in pianura, ancora annuvolamenti sui rilievi con precipitazioni deboli. Si rasserena completamente poi in serata. Le temperature minime in leggero rialzo, valori tra 18 e 19 gradi, le massime in leggero calo tra 25 e 27 gradi, deboli infine i venti. Vediamo insieme i programmi di questa sera. Alle 20.35 Sincrodance, alle 21.10 Videomotori, alle 21.30 On Race TV, alle 22 il TG, 22.30 Ballo che sballo in TV. È tutto per questa edizione odierna, grazie per averci seguito, vi lascio ai nostri programmi augurandovi una buona serata. A domani.